Ciao ragazzi, buongiorno, come state? Spero che stiate bene. E come ogni venerdì io vi posto un piccolo video con un argomento questa settimana che mi tocca molto, in realtà ci tocca a tutti, perché domani, penso che comunque i vostri genitori ve l'abbiano detto, sarà 25 aprile. Cos'è questo 25 aprile? Oddio, che cos'è? Perché la scuola è chiusa ormai? È chiusa da un bel po' adesso, eh. Però di solito il 25 aprile è un giorno di festa per tutta Italia e quindi proprio per questo motivo tutte le scuole ed tutti gli uffici, insomma, sono chiusi. Viene chiamata anche Festa della Liberazione. Ma ci chiediamo, ok, perché questa liberazione da chi? Da che cosa? Perché in realtà il 25 aprile è una festa commemorativa, che significa che serve per ricordare a tutti noi che un tempo l'Italia era in periodo di guerra e il 25 aprile è una data che serve per ricordarci come il nostro paese sia riuscito da quel periodo in poi, da quella data diciamo simbolica, a liberarsi dagli oppressori che a quel tempo erano i tedeschi ed altre popolazioni. Vi faccio una piccolissima panoramica, ovviamente. Chi potrebbe raccontarcelo veramente in maniera molto dettagliata potrebbero essere i nostri nonni o ancora meglio i nostri bisnonni. Addirittura c'è una canzone che commemora questa data importante che si chiama Bella Ciao e dopo io ve la metto in piattaforma. È una canzone che mia madre da bambina, io non sapevo perché, me la cantava spesso, me la cantava sempre. Ricordo ancora lei che mi batteva le mani e mi cantava questa canzone che recita così: fa una mattina mi sono svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasor. Perché ricorda proprio quel periodo. Che cosa è successo? Allora, in pratica, in Italia, a quell'epoca c'era un unico capo, era per lo più chiamato il duce, un dittatore, insomma, una persona che amministrava e che aveva il potere di governare e dominare su tutto il nostro paese. Era una dittatura fascista, ok? Che cosa ha fatto? Il duce, che all'epoca si chiamava, cioè si chiamava Benito Mussolini, era il nostro capo, ha fatto delle leggi, ha fatto insomma delle cose per il nostro paese, ma ha deciso di allearsi con altri paesi, in particolar modo con la Germania, che all'epoca era capeggiata da un altro dittatore, molto molto più forte di Mussolini, che era Adolf Hitler. Questi sono poi argomenti che voi riprenderete in maniera più dettagliata e approfondita, magari quando sarete più grandi, o se vi interessa potete leggerne qualcosa, però insomma sono cose che adesso io vi darò un'infarinatura per darvi un'idea, ecco, nella vostra mente. Quindi questo nostro capo, il Duce, si è alleato con Hitler. E che cosa è successo? Che ognuno voleva il potere, voleva prevaricare su altri paesi, no? Quindi questo ha portato poi gradualmente ad una guerra chiamata Seconda Guerra Mondiale, in cui erano coinvolti tantissimi, tantissimi paesi. E l'Italia nel 1943 purtroppo ha iniziato a partecipare a questa guerra mondiale, al fianco della Germania, quindi al fianco di Adolf Hitler. Però a questa guerra che cosa è successo? Noi italiani abbiamo iniziato ad opporci, a dire no, a noi questa cosa non va bene, noi non siamo questo tipo di persone, ovviamente non tutti, però una gran parte di questi
ha iniziato a ribellarsi, a non volere più questa dittatura, questa guerra. Quindi che cosa è successo? Che si sono venuti a creare dei gruppi di persone che poi sono stati denominati partigiani. I partigiani si opponevano in maniera forte, ma anche un po', diciamo, nascosta a quello che era il potere all'epoca, no? Perché si rischiava di venire uccisi, di essere uccisi. Quindi questi partigiani si nascondevano spesso sugli Appennini, facevano resistenza contro questa guerra, erano aiutati da donne e bambini che recapitavano loro i messaggi nelle maniere più impensate. E quindi riuscivano comunque ad ottenere informazioni, a comunicare, però tutto avveniva in maniera comunque, diciamo, nascosta, perché se scoperti potevano essere giustiziati, no? Perché chi andava contro il regime all'epoca veniva giustiziato, comunque punito. Che cosa è successo? Che questi partigiani, quindi man mano, si sono alleati con gli americani e gli inglesi che, partendo dal sud dell'Italia, hanno iniziato a risalire la nostra splendida penisola e a liberarla. Però perché noi parliamo di proprio del 25 aprile? Perché, diciamo, in quella giornata, nel 1945, dalla metà di aprile in poi, sono iniziate le vere e proprie insurrezioni, quindi le vere e proprie ribellioni, e le città più importanti venivano quindi venivano fatti i maggiori combattimenti proprio per liberarle da questo regime oppressorio, da questa guerra soprattutto. E quindi proprio i combattimenti veri e propri di insurrezione iniziarono dalla metà del 1945, metà di aprile, ma proseguirono per tutto il mese di maggio. La festa della liberazione si fa risalire al 25 aprile perché in quella giornata le due principali città del nord all'epoca, Milano e Torino, vennero liberate dall'occupazione straniera. Ecco perché diciamo che in quella giornata, il 25 aprile del 1945, si parla di liberazione perché in quella importantissima occasione è stato per l'appunto l'inizio della nostra liberazione dalla guerra e dagli oppressori. È stata una guerra molto feroce, che per fortuna insomma è terminata, come tutte le guerre, insomma ci sono cose brutte, ma ecco, anche una cosa bella è questa: è stata assaporata per la prima volta la libertà da oppressori, l'inizio di quelle che è l'affermazione dei nostri diritti, e quindi proprio per questo che mi piacerebbe con voi commemorare insieme questa giornata relativa appunto al nostro paese, ricordarci proprio anche in questo periodo che la libertà è un qualcosa di molto importante e noi lo stiamo per l'appunto saggiando in questi giorni in cui non abbiamo tutte le libertà che di solito avevamo prima, non possiamo andare dove vogliamo, non possiamo fare quello che vogliamo, quindi è un qualcosa di veramente prezioso già all'epoca, quindi in un regime molto duro e molto difficile, forse ancora più duro di quello che noi viviamo adesso, la libertà era come un qualcosa di una visione, quasi una visione paradisiaca da raggiungere, non per tutti, purtroppo. Quindi è un nostro diritto, ci ricolleghiamo anche al discorso dei diritti, ed è un nostro dovere proteggerla e tutelarla per tutti. Quindi oggi io volevo fare un qualcosa con voi a livello anche artistico che commemorasse la nostra splendida Italia, i nostri partigiani, i nostri nonni, i nostri bisnonni e insomma ricollegarci quindi dalla storia all'arte come spesso facciamo perché è tutto collegato. Adesso vi faccio vedere quella che è la mia idea, ma voi potete ovviamente trarne spunto ed elaborarne una vostra e una molto più personale. Che cosa ci servirà oggi per commemorare questo 25 aprile? Vi faccio vedere, vi mostro, giro la telecamera.
come una mamma mi ha dato spunto, oggi mi sono attrezzata un po' di più. Oh, questo non ci serve. Allora, che cosa ci servirà? Un foglio. Io ho questo. Oddio, aspettate che... Ok. Non voglio... Voglio che lo vediate tutti. Ok. Perfetto. Oh. Allora, ci serve un foglio. Sarebbe meglio se fosse un foglio da disegno. Però vabbè, ci adattiamo a quello che abbiamo, non problem. Ci serve un foglio, un bicchiere con l'acqua. Sarebbero più opportuni due pennelli, uno con una punta fine e uno più spessa, però ci adeguiamo anche a questo. Pennelli. Acquerelli, che ho chiesto alla nostra splendida, mitica rappresentante che è sempre pronta ad aiutarci tutti. E basta. Allora, che cosa vorrei fare insieme a voi? È primavera. Voglio commemorare la nostra Italia. Magari questo possiamo anche metterlo all'esterno, nei nostri balconi. Sarebbe molto carino, magari sul muro, ovviamente non sul parapetto, che se piove si bagna. Però magari sarebbe carino da mettere alla finestra. Se non sbaglio, per domani c'è anche previsto un flash mob con la canzone che vi ho detto. Poi magari ci informiamo, vediamo un attimo. Vorrei fare un piccolo albero con i colori della bandiera italiana, utilizzando però con l'acquerello una tecnica che noi conosciamo bene già dall'anno scorso con la maestra Gloiana, il puntinismo. Che cosa facciamo? Prendiamo il pennello. Lo bagniamo nell'acqua, mi raccomando, bimbi, non tantissima acqua. Non c'è bisogno di bagnare tanto il foglio o il colore perché altrimenti si può rompere. Andiamo a scegliere uno dei colori che abbiamo tra i marroni. Io ho scelto questo un po' più scuro, marrone scuro. Eccolo, ve lo mostro. E lo bagniamo così. Lo bagniamo fino a far sì che il pennello divenga di quel colore che noi abbiamo scelto. Ok, partiamo stranamente dai rami. Ecco, oh, che è successo? Partiamo dai rami. Facciamo dei piccoli rami. Così. I rami dell'albero sono quelli che ci serviranno per la nostra struttura e per la nostra bellissima chioma tricolore. Qui potete farli come volete, i miei sono solamente esempi, ma la vostra fantasia ovviamente è molto migliore della mia, eh? Vediamo. Da qui io prendo un altro po' d'acqua, un altro po' di colore, poco, non tantissimo, non bagnatelo troppo. Vedete che poi il colore, se non lo bagnate tanto, diventa più scuro e meno acquoso. Impariamo ad usare gli strumenti. Ecco, pian piano facciamo il tronco dell'albero. Scendiamo verso giù. Ecco, man mano, vedete, non ci serve tantissima acqua. Non bisogna bagnarlo continuamente, perché altrimenti non riusciamo a lavorare bene. Pennellate leggere, eh? Ripassate magari se volete un colore più intenso. Facciamo un bell'albero. Carino, ovviamente ricordiamoci, come vi dico io in classe, bimbi, gli alberi non volano, gli alberi non volano, quindi dobbiamo fargli una bella base. Prendiamo un altro po' d'acqua, un altro po' di colore. Oh. Facciamo le radici. Facciamo
Facciamo qualche radice, qualcuna un po' più lunga, qualcuna più corta. Bimbi, ricordiamoci, come vi ho detto, non volano, eh? Quindi bagniamo il nostro pennello, prendo un'altra tonalità di marrone, questa più chiara, mi piace cambiare, ok? Abbiamo una bella paletta, quindi possiamo usarla, però voi basatevi su quello che avete a casa, non vi preoccupate. E facciamo il nostro terreno. Facciamo un po' sconnesso. Non ci serve matita, bimbi. Non voglio matite, questo deve essere un lavoro rilassante. Avete una settimana ricca di verifiche, quindi io non voglio stressarvi. Andiamo a riprendere il colore. Così nel frattempo il nostro albero si asciuga. Questo ovviamente il terreno dovreste in teoria colorarlo, perché i fogli bianchi, insomma, sono brutti, no? Avrete il tempo di colorarlo. Non tantissimo colore, non tantissima acqua. Andiamo a dosarla, eh? So se in sottofondo si sente Giotto che dorme, dopo ve lo faccio salutare, così diventa la nostra mascotte. A proposito, io ho messo un foglio sotto in modo tale che comunque, se anche si bagna un po', insomma, non che ci importi, siamo bambini, è il nostro diritto, vostro, no io, siete bambini e il vostro diritto è per l'appunto di sporcare e divertirvi. Non dobbiamo essere così precisi. Ecco, io bagno il colore poco a poco e vado. Oh, belle spennellate. Facciamo questo terreno. Ovviamente voi, ripeto, lo farete molto meglio di me. Anche perché i lavori che mi mandate sono meravigliosi. Sono veramente belli. Guardarli per me è una gioia. Siete bravi, siete precisi. Nonostante, insomma, il periodo non vi abbattete mai, ecco, non perdete quella fantasia e quella voglia di lavorare che ci ha sempre contraddistinto come classe, mi raccomando, eh. Quella è una cosa che io ho sempre adorato di tutti voi, quindi mi raccomando. Teniamo duro. Ok. Ok. Abbiamo fatto il terreno. Adesso che cosa facciamo? Facciamo la nostra chioma tricolore. Prendiamo il pennello. Il primo colore della bandiera italiana è il verde. E io scelgo questo tipo di verde. Questo qui. Con l'acqua lo bagno, perché questo è troppo scuro e questo è troppo chiaro. Che cosa facciamo? Prendo il verde e comincio, lo faccio pieno di colore, ok, perché altrimenti sto sempre lì, e comincio a fare i fiori del mio albero tricolore, partendo da sinistra, puntini di colore verde, puntini bimbi, col pennello e con gli acquerelli, sì. Possiamo farlo, noi possiamo fare quello che vogliamo. Siamo padroni della nostra arte. L'arte ha delle regole, ovviamente, ma noi siamo dei bambini e secondo me la prima regola nel mondo dell'arte è proprio la creatività e il fatto che possiamo dare sfogo veramente alla nostra fantasia. Altrimenti, che arte sarebbe? Che momento di relax sarebbe? Andiamo a fare i puntini. Io mi tengo alla parte sinistra, eh? Vedete? Faccio dei piccoli puntini, che poi sembrano tanti fiorellini o comunque vanno a creare l'effetto chioma dell'albero, ok? Facciamoli tutti vicini, così dà l'impressione che è veramente una chioma, oh,
super folta, ok? Vedete? Più puntini faccio, più ho l'impressione che sia una chioma foltissima. Adesso faccio l'ultimo passaggio. Faccio così. Ok. Ricordatevi, non vogliamo la perfezione. Adesso ribagniamo il pennello, lo puliamo e passiamo al secondo colore della bandiera, che è il bianco. Bianco, l'unico bianco che ho è questo, ovviamente. Lo bagno fino a colorare, vedete? Il pennello e vado a puntellare. Direte, ma il bianco si vede? Sì, bimbi, si vede, non vi preoccupate. Puntelliamo. Il bianco si vede, si vedrà. Ne sono sicurissima, anche perché dopo vi faccio vedere il mio prodotto finale, come si suol dire, perché io prima di farlo, ovviamente, devo provarlo io, fare le prove, preparare, insomma, questa piccola cosa. Mi posso andare alla cieca così. Quindi facciamo, vedete, la seconda parte della nostra chioma. Avrà dei piccoli fiori bianchi. Oh, eccoli. Terza ed ultima parte, bimbi, quella più passionale, che contraddistingue secondo me un po' tutti noi italiani. Rosso, scelgo questo. Prendiamo il rosso, lo bagniamo fino a che il nostro pennello, ah, bello, non sia bello carico di colore. Altrimenti. E facciamo l'ultima parte con i puntini. Sta cominciando a prendere forma, vero? Ok. Ecco, facciamo questi puntini. Riprendo un altro po'. Facciamoli sempre un po' vicini. Ci siamo quasi, eh? Vi ripeto che sono sicura che nel vostro caso il lavoro sarà ancora migliore di questo che propongo io, come è successo con il coniglietto, con i segnalibri, con tutto. Facciamo un bell'albero con una chioma. Oh, allora, bimbi, l'albero è finito, ma io posso aggiungere dei dettagli. Posso aggiungere il sole scegliendo il giallo. Scelgo il giallo, faccio piccolo sole anche al lato se volete. Lateralmente a destra, dove vi pare, al centro, raggi. Ok, posso aggiungere un po' di erba scegliendo il verde chiaro. Questo aggiungo dei fili d'erba. Vedete che poi il disegno si sta asciugando. Faccio dei fili così, alti, bassi, come vi pare. Non ripassate sopra sullo stesso colore, date il tempo che si asciughi. Ecco.
Poi posso aggiungere degli uccellini, delle rondini, è periodo di primavera. Facciamo delle rondini. Insomma, ecco, per dire, e poi posso aggiungere anche qualche scritta, magari, che ne so, con un pennarello, in questo caso possiamo fare una bella scritta, viva l'Italia. Viva la libertà! Possiamo colorare il cielo. Guardate, questo è quello che viene solo con acquerello, eh? Potete ripassare sopra il colore per fare le sfumature. Io ieri ne ho fatto un altro e ho colorato anche il cielo. E questo è l'effetto colorando il cielo. E ho scritto viva la libertà, proprio per ricordarci quanto questo è importante. Vedete? Aspettate che lo avvicino, questo è quello fatto insieme oggi e questo è quello che ho fatto ieri. Si è asciugato, potete esporlo, potete fare quello che volete. Aspettate che ritorno, ritorno. Ok, eccomi. Io devo ringraziare questa mamma che mi ha dato quest'idea. Non vi dico con cosa si sta mantenendo quest'asta perché non voglio svelare il segreto, ma questa mamma lo sa. Volevo farvi anche ascoltare la canzone, così la ascoltiamo insieme. Eccola, questa è proprio quella dei partigiani, eh? Aspettate che la metto. Nel frattempo cerco la mascotte. Aspettate, un po' di pazienza, eccola. Stamattina Eccola. mi sono alzato, oh bella Ascoltate le ciao, parole, eh? ciao, bella ciao, Anzi, vi ciao, faccio ciao. vedere proprio anche Stamattina il video. mi sono alzato e ho Ecco, vedete, io trovato vedo il video. Ve lo posto in l'invasore, piattaforma dopo. partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh Ascoltiamola, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. E seppellire lassù in c'era montagna, l'onore, no? Allora oh stavano sugli bella ciao, Appennini. bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior. Questa è la nostra storia, eh? Tutte le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella A me vengono i ciao, ciao, ciao. brividi, E le e non c'ero. genti che passeranno ti diranno che bel fior. E questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la Volevo condividerla con voi e spero, insomma, ecco, che vi sia piaciuto, come sempre, e sono molto più belli i vostri lavori. Questo, ecco, il cielo che ho fatto dopo l'albero, l'ho colorato dopo che ho preparato l'albero. E questo è quello che abbiamo fatto noi oggi. Vi faccio salutare la mascotte. Giotto! Oh, eccola! Oh, quanto pesi! Eccolo! Ecco la mascotte. Stava dormendo e lui odia essere preso mentre dorme. Allora, io spero che vi sia piaciuto e anche Giotto vi manda un bacio, un saluto con una voglia proprio, E io vi dico sempre che vi voglio tanto bene.
Spero che questi video vi piacciono, sono un modo per me per comunicare con voi. Spero di vedervi quanto prima e vi ricordo sempre che vi voglio tanto, tanto, tanto bene, non dimenticatelo mai, io ci sono sempre per qualsiasi cosa. Buon lavoro, buon fine settimana e buon 25 aprile per domani. Aspetto i vostri lavori la settimana prossima. Un bacio da me, Giotto.